Per imparare le cose non basta semplicemente studiare libri di testo, soprattutto per quanto riguarda l'elettronica. Secondo me da studente aiuta molto fare delle attività comunque sul campo, perché riesci a interagire di più e quindi comunque hai più sensazioni. Come dire, studiare il pianoforte solamente guardando le persone suonare. Trovi anche il lato divertente delle diverse materie o comunque delle esperienze che fai. Ogni 2 metri abbiamo preso il tempo che il nostro compagno, mentre camminava, o lento o medio veloce, abbiamo preso quel lasso di tempo, poi l'abbiamo messo su una tabella e poi in laboratorio creeremo e analizzeremo i grafici. Mentre nel secondo problema, posso partire dai metri 0, siamo partiti dai metri 8 e quindi successivamente nel grafico si vedrà che la retta e la velocità partirà da 8 metri al posto che dall'origine degli assi. Sul grafico abbiamo inserito le grandezze spazio-tempo e sull'asse delle X abbiamo messo il tempo, mentre sull'asse delle Y nello spazio. I punti uniti dovranno formare una retta. Abbiamo raccolto i dati nel giardino d'inverno e li abbiamo messi in tabelle su Excel e tramite queste tabelle abbiamo poi ottenuto dei grafici. Arduino è semplicemente un computer, un calcolatore. È stata in realtà inventata in Italia, ma viene utilizzata in tutto il mondo per imparare come funzioni i circuiti e queste cose. Abbiamo fatto un video, perché fare un video comunque è una competenza che può servire nella vita. La retta che raffigura la velocità parte dagli 8 metri e non dall'origine. Poi abbiamo verificato che la velocità... È importante perché si fissano i concetti che abbiamo analizzato, come ad esempio anche imparare a prendere dei dati in modo preciso. E poi rifacendo la video si ripensano tutte le considerazioni che abbiamo fatto anche durante l'esperimento. Dopo aver caricato questo programma di Arduino, si avvia il programma, è sufficiente far cadere la macchinina. Ogni 200 millisecondi prendiamo il dato della distanza, poi che abbiamo preso tutti questi dati li analizziamo e guardiamo effettivamente che i dati dovrebbero tendere a una parabola. Arduino, come l'informatica, mi è sempre piaciuta, però comunque in questa scuola ci sono dei corsi pomeridiani, come ad esempio quello di informatica tenuto dal professore Balma, nel quale comunque mi ha spiegato i fondamenti della programmazione. È importante fare delle esperienze pratiche. Trovo che fare questi corsi sia molto utile per la propria formazione e anche per la preparazione per il futuro.